elettrico l'orrido. Un giorno Thomas era allo scalo quando sentì due fischi familiari. Pip, 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 pip. Erano Bill e Ben, che con sé avevano un lungo carro nero. Però a differenza dei carri comuni era più grande. Thomas poté capire facilmente che si chiamava Hector, perché il suo nome era stampato sulla vasca per il carbone. Si chiama Hector, spiegò Bill, ma lo chiamano Hector l'orrido, aggiunse Ben. Nessuno però ne sa il perché, dissero insieme, e se ne andarono, lasciando Hector su un binario morto. Thomas allora decise di conoscere meglio Hector. Ciao Hector, disse. Io sono Thomas, piacere di conoscerti, ma via di qui, guarda Hector. Oh, 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 ma ci piago, rispose Thomas. Poi restò un attimo fermo e si mise a ridere. Ah, 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 via di qui, è tutto quello che riesci a dire. Mi fai proprio ridere, e iniziò a sghignazzare e sghignazzare. Ma Hector non faceva piacere. Cioè, a Hector non piaceva però che qualcuno ridesse di lui. E infatti era anche molto irascibile. Così ricuonò, via di qui. Thomas allora si spaventò, se ne andò via. Così decise di chiedere aiuto a Rosie, la sua amica locomotiva rosa. Forse lei ce l'avrebbe fatta. Così le due locomotive si diressero allo scalo. Poi Rosie rivolse la stessa domanda di Thomas a Hector, ma lui guarda ancora, via di qui. Allora Rosie prese paura e se ne andò via. Grazie dell'aiuto, sbottò Thomas, ma neanche un po' di coraggio hai. Io invece ce l'ho. E per dimostrare che Thomas aveva, cioè, e per dimostrare che aveva coraggio, si avvicinò ancora a Hector. E spero che adesso tu sia più gentile, disse Thomas, ma via di qui, con ancora Hector. No, non voglio, rispose Thomas. L'unica cosa che voglio è che tu la smetta di dire che me ne devo andare via. Ma Hector, quando ancora, via di qui! Ah, disse Thomas, arrabbiato, anzi, molto arrabbiato. Secondo buone, non me la sono cavata, allora te la farò vedere con le cattive. E prese Hector, prese la rincorsa e BAM! diede una spinta così forte da mandarlo in un culo di carbone. Proprio in quel momento una nube nera di carbone si alzò e cadde tutta su Hector, che adesso era tutto sporco. Hector allora in quel momento capì che doveva raccontare a Thomas la verità. Così disse a Thomas, alla piccola locomotiva, di avvicinarsi. Ascolta Thomas, disse, devo dirti una cosa. Io sono un nuovo carro, però ho paura di sporcarmi con il carbone. Non preoccuparti, disse Thomas, io ti aiuterò a vincere questa paura. Poi una volta che fu soccorso, Thomas portò Hector allo scivolo del carbone. Per prima cosa si riempì la carboniera, che in poco tempo diventò piena. Poi era il culmo di Hector. Era però un po' impaurito perché non ci aveva mai provato prima. Non aveva mai provato prima d'ora a trasportare del carbone. E vush! In poco tempo anche Hector si riempì ben bene. Adesso però era felice. Grazie Thomas,
disse, hai aiutato a vincere la paura del carbone. Prego, disse Thomas, è il mio dovere per aiutare un amico in difficoltà. E fu così che Thomas scoprì di avere un nuovo amico, anche se non l'aveva avuto subito. Fine. Andiamocene, dai. Sì.